Ciao ciao, benvenuti a tutti, siamo live, ok? Aspettiamo qualche secondo che si connetta qualcuno. Dovevo arrivare alle 13, ma ho avuto un contrattempo, infatti sono Gangsta oggi, Gangsta Paradise. Fammi spegnere le notifiche. Aspetta che ci dico anche a Luca. Luca, ascolto dopo che adesso sono live. Ho avuto un piccolo contrattempo, ma ci sono. Ok. Va bene, vediamo un po'. Aspettiamo un attimino. Oggi volevo parlare un attimino di quanto lo vuoi lungo, il copy, ovviamente. Quanto testo parlato ci deve essere nelle ads, ovvero quanto spazio deve occupare il testo anche nel video. Cioè, il video sono parole. Ok, ci cioè sono lettere, scritte, parole, ok? Quindi anche quello è copy. Vorrei appunto parlare di questo. Aspettiamo che si connetta qualcuno. Scusate se non parlo benissimo, ho avuto un contrattempo. Praticamente mi si è sganciato un pezzo dell'apparecchio, perché ho l'apparecchio per allineare i denti, qualora non lo sapeste, e quindi è un po' scomodo. Devo andare dopo a farmelo mettere a posto. Però vabbè, dai. Fuma su sacrifice, come si dice qua in Piemonte. Ok, allora, innanzitutto parliamo di video. Nelle ads, come ben sapete, nei social, i video oggi sono premiati, quindi Facebook, l'algoritmo Facebook premia i video, premia le live, ecco perché io faccio spesso live. Se sta connettendo qualcuno, intanto ditemi se l'audio si sente, datemi un cenno di vita, mettete like, fate share, chiamate i vostri amici, insomma, facciamo una festa, ok? Stavo parlando appunto di video, ok? Maledetto vecchio. Sì, sono vecchio oramai, però non la scampi neanche tu che hai fatto adesso 30 anni. Ok, abbiamo detto che i video sono premiati, le live sono premiate, a Zach piace, il nostro buon amico Zach piace, quindi quando tu vai poi a sponsorizzare questi contenuti, chiaramente hai dei vantaggi rispetto a che fare solo testo, oppure semplicemente fare la vecchia e cara inserzione che rimanda al tuo sito web. Quelle oggi sono meno premiate da Facebook piuttosto che un video, o piuttosto che una live. Le live sono quelle più gettonate, ok? Dall'algoritmo. Parliamo sempre di risultati e della possibilità di ottenere risultati migliori. Quindi a pari qualità, una live, un video fatto bene ottengono più risultati anche come reach organica, come engagement di un post scritto con l'immagine. Detto questo, è chiaro che il copy è l'ingegnerizzazione delle parole da usare nelle tue inserzioni. Ok? Quindi lo studio delle parole. La messa in linea di certe parole e l'obiettivo che hanno queste parole rispetto al tuo target è quello che serve appunto per ottenere il risultato. Scusate se parlo di merda, ma sto apparecchio mi sta facendo morire. Quindi nei video è importante utilizzare un tipo di copy. Sì, anche se adesso io sto parlando a ruota libera, quindi sembra che non ci sia un copy in quello che sto dicendo, in realtà io ho già in testa dove arrivare, quindi parto sempre da uno schemino che mi faccio in testa, quindi che può essere uno schema pass, uno schema header, insomma ce ne sono mille nel copy. Chi ha portato, lo sapete, chi ha portato il copy nei video, quindi le video sales letter, se non lo conoscete, è John Benson, che è stato uno dei marketer cosa ha fatto lui? Ha preso il copy lungo delle sales letter cartacee e l'ha portato su video. Quindi si chiamano video sales letter, ok? VSL. E lui, che è un grandissimo copy, è uno che su Facebook ha il più grosso gruppo di copywriter al mondo, è stato il primo a portare appunto il copy nelle video sales letter. Le video sales letter funzionano, sono quelle che io spesso utilizzo per vendere i miei corsi. Cosa si intende quindi per video sales letter piuttosto che un video come questo? Niente. La video sales letter semplicemente ha un inizio e una fine ed è strutturata, è ingegnerizzata con un copy. Se masticate un po' di copy capite cosa sto dicendo, altrimenti andatevi a studiare qualcosa di copywriting e vedete. Quindi,
Come lo strutturiamo? È giusto che sia lungo il copy o corto? Non posso dire, se avete letto le mail che ho mandato stamattina, non posso darvi una risposta senza fare una premessa, ovvero il copy lungo, il copy corto, cosa vince, cosa è? Sono cazzate per fare parole che dicono tutti quelli che girano intorno al copywriting, cazzate. Ok, la verità è che bisogna fare una grossa premessa, ok? Se non si struttura il copy in un determinato modo, automaticamente tutto quello che andrete a fare, sia lungo che corto, non servirà una mazza. Quindi non si parla neanche di qualità del contenuto, si parla proprio di una serie di cose che devi andare a mettere insieme, tra cui il giusto target, il giusto budget, il giusto format, insomma, una serie di cose che spiego nel corso gratuito Smettila di fare ads, ok? Che troverete poi nei commenti qua sotto, o se no vai sul mio sito e ti basta andare su risorse gratuite. MarcoDoria.com. Fatti il corso e capirai perché ci sono è importante mettere insieme una serie di cose, ok? Tra cui anche il copy. E se hai deciso di sponsorizzare tramite video, ovviamente anche nel video dovrai inserire una parte di copywriting. Cioè, non puoi parlare a ruota di una cosa, devi assolutamente mettere i tasselli nel giusto ordine, e poi chiaramente devi essere te stesso, quindi quello viene con l'abitudine. Però comunque, quando si parla di inserzioni, quindi sia il testo dell'inserzione sia magari il testo parlato che hai nei video, assolutamente devi essere a conoscenza di copywriting, ok? Un minimo, devi usare un minimo di copywriting. Spesso cito lo schema PAS, problema, agitazione, soluzione, che è molto semplice, poi magari ci faccio un video nello specifico, però io lo uso molto, non sono molto tecnico nel copy, come dico spesso, ma utilizzo lo schema molto, sem molto semplice, molto spesso lo utilizzo, ok? Perché il mio primo obiettivo è di mettere insieme i tasselli, come dicevo prima, quindi giusto target, insomma, giusto format, giusto orario, giusto budget, c'è una serie di cose da mettere insieme. Una volta fatto questo, mi preoccupo di utilizzare uno schema, quindi di attirare dell'attenzione nel mio target e di utilizzare uno schemino. Ok? Anche il più semplice funziona. In primis, quello che ti devi sforzare di fare è quello di ottenere l'attenzione del tuo target. Quindi quando vi dicono, c'è una domanda, ok, no, forse questa è una critica. Perché non giri le potessi mettere anche sul tavolo se trovassi l'inquadratura? In realtà lo sto usando, hai ragione. Quello che dice Giulio in questo momento è di mettere il microfono come dovrebbe stare, cioè io dovrei stare così e parlarvi così, ok? È una scelta che faccio per inquadratura. Potrei metterlo di sotto, effettivamente, hai ragione. Solo che ti spiego perché anche ho un po' molle questo giunto qui, e quindi quando tiro su il microfono tende a cadere, quindi sto utilizzando questo. Però provvederò a metterlo dritto, hai ragione. Giulio mi sembra che sia uno speaker, quindi fa bene a rimproverarmi. Ok? Quindi tornando a parlare di quanto deve essere lungo, ok? Lo scrivo. Quanto deve essere lungo? Guai chi risponde tanto. Comunque grazie Giulio della cosa. Cercherò di ascoltare il tuo consiglio. Magari provo a metterlo un po' meglio così. Ok, magari si sente meglio. E poi magari cercherò di metterlo da sotto per aiutare l'inquadratura. Va bene? Quindi non vi preoccupate tecnicamente di quanto deve essere lungo il testo nelle vostre inserzioni, quanto deve essere soprattutto lungo il vostro approccio video, cioè quanto dovete parlare, va bene? Non vi preoccupate di questo, perché tanto non serve a un razzo. Quello che dovete, che è importante in tutto questo è mettere insieme i tasselli nel modo giusto, per dirti. Io potrei parlare 6 ore e mezza di una cosa molto importante che ti potrebbe cambiare la vita, ma se sbaglio il mezzo di comunicazione, come utilizzo il mezzo di comunicazione, se sbaglio soprattutto target, non sarà servito a nulla. Quindi non è quello, okay?
lungo e corto ti servirà dopo. Ti servirà dopo quando dovrai ottimizzare grandi numeri, ma bassi numeri, come dico sempre, il marketing deve essere semplice, ragazzi. Semplice, smettetela di complicarvi la vita, ok? Non è nulla di difficile. Marketing vi serve per fare grana, ok? Per fare grana dovete fare marketing, per fare marketing dovete lavorare bene e lavorare bene sulle cose semplici del marketing. Poi dopo diventa complicato quando si deve andare a ottimizzare, per dire, dopo un po', allora lì ti fa la domanda, ok, converti di più sui grossi numeri, un testo lungo, un testo corto, un video lungo, un video corto, ok? Premetto il fatto che magari su Facebook, oggi quant'è il gap di attenzione, lo sapete? Vediamo se qualcuno lo sa, non lo sa nessuno, secondo me. Oggi il minutaggio di attenzione che hanno le persone su Facebook è di 6 secondi. Quindi se tu in 6 secondi non sei riuscito a attirare l'attenzione delle persone, le perdi, ok? Una volta era lungo, c'erano minuti e minuti di attenzione. Pensa, soltanto immaginiamoci la pubblicità come è variata. All'inizio, no, solo 6 secondi, Giulio, non 30. 6. All'inizio le persone prestavano tanto tempo, perché avevano più tempo e meno distrazioni. Cioè, io ricordo mia nonna che apriva i rappresentanti quando ero piccolo e in casa si sedevano, parlavano, prendevano il caffè. Magari il rappresentante aveva 2 ore di tempo con mia nonna per fare la sua presentazione, magari del Tupperware piuttosto che. Francesca dice: 6 secondi ti guardo e ti schippo. Minchia, schippo, sei proprio giovane, sei proprio una che parla come quelli che hanno il cappello come il mio. Mia nonna magari dava 2 ore di tempo al tipo che veniva porta a porta, che ficcava il piede in mezzo alla porta per entrare subito. No, signora, magari sarà 2 ore. No, 2 ore di tempo per vendere. Oggi hai 6 secondi per attirare un nuovo pubblico. 6 secondi. Ok? Ma questo non vuol dire che tu devi fare video di 6 secondi. Assolutamente no. Hai 6 secondi per attirare l'attenzione. Quindi i 6 secondi cosa farà il tuo pubblico che vede le tue cose? Leggerà la tua headline, leggerà il titolo di quello che hai scritto, piuttosto che magari quello che vedete qua sotto, che è il titolo che io ho messo, leggerà quello. Lo scopo e la cosa più difficile è far passare il lettore dall'headline al scalino successivo, quindi dal titolo a, ok, continua a leggere. Quando tu entri in questo meccanismo nel copy, cioè di fare dei passaggi al tuo lettore, al tuo pubblico, quindi da questo passa a quest'altro, se riuscirai a farlo scendere, proseguire nella lettura, nell'ascolto, automaticamente hai fatto 100. Quindi non si tratta di quanto deve essere lungo, ma si tratta di quanto tu sarai bravo a tirare l'attenzione e quanto sarai bravo a far passare, ok, fare flipping, chiamo io, il tuo lettore da un punto A a un punto B. Questo lo spiego bene. Francesca dice: guardo la tua faccia e in 6 secondi, se sei brutto, ti schippo. Per fortuna che io sono bellissimo, quindi soprattutto le donne non mi schippano mai, non vengo mai schippato. Parlavamo delle tecniche di flipping, no? Cos'è il flipping? Il flipping, come lo chiamo io, questa è una cosa che non troverete da nessuna parte, è una cosa che ho schematizzato io quando parlo di social media advertising. Lo skipping è portare il lettore, pubblico, ascoltatore, chiunque sta leggendo, target, quello che vi pare, da un punto A a un punto B. Questo come si fa? L'unico modo per farlo, ragazzi, è aver messo insieme i tasselli nel modo giusto, per far sì che sia un pubblico giusto, un format giusto, stai dicendo le cose giuste al momento giusto e anche investito il budget giusto, ok? Per capire meglio, fatevi il mio corso gratuito, che lo trovate nella marcodoria.com, inizia da qui, risorse gratuite, scusa, vai su risorse gratuite e ti scarichi il mio video. Tra l'altro, approfitterei per rispondere a qualcuno che mi ha detto, testuali parole: ma
Sembra che fai solo autopromozione nei tuoi video. Ma perché non te ne vai a fanculo? Te lo dico qua in live. Vattene a fanculo. È ovvio che faccio promozione, ma che siamo scemi? Cos'hai scoperto? L'acqua calda più l'acqua fredda che fa l'acqua tiepida. Cos'hai scoperto? È ovvio. Tu quando lavori, che entri nel luogo dove tu lavori, perché hai uno studio, cosa fai alla gente? Quando gli spieghi cosa devi fare, non gli chiedi poi soldi, quindi non lavori. È ovvio che sto lavorando, ok? Se lavoro, vendo. Come funzionano i social? Tu dai contenuti, fai il tuo marketing, marketing educativo, fai nurturing, tutto quello che vuoi. E poi alla fine di tutto questo vendi un prodotto. È chiaro che io faccio questo per vendere i miei prodotti. È chiaro che vendo i miei servizi. È chiaro che vendo i miei corsi. Possibile che non capisci un cazzo. Cosa me lo vieni a dire a fare? È ovvio che vendo. Ragazzi, tutti noi facciamo marketing per fare grana. È normale, anch'io, non credete a chi vi dice, ma a me i soldi non servono, faccio questo per passione. Passione un cazzo, passione grana. Ok, io sono appassionato di fare grana e parlo, dico agli altri come fare grana con i social e boh, si parla di soldi. Punto fine. Ok, in Italia è poi brutto che c'è ancora questo tabù dei soldi, che fare soldi è male. Fare soldi male è un cazzo, cioè io come pago le inserzioni su Facebook? Pago in questo momento internet per connettermi? E i soldi dove li prendo secondo te se non dai miei studenti? È chiaro, io campo di questo e boh, dai miei consulenti, dai miei clienti, punto fine. Quindi questo è tanto per rispondere a qualche stronzo che ogni tanto se ne esce con aver scoperto l'acqua calda. Vabbè, non mi voglio arrabbiare oggi. Boh, ragazzi, niente, quindi oggi parlando di quanto deve essere lungo, mettiamolo ancora qua. Volevo un po' rispondere a sfatare questo mito, insomma, di lungo o corto, insomma, se scrivete su Google email lunghe, email corte, video lunghi, video corti, bla 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 bla. Se do la risposta senza fare la premessa che vi ho fatto io, quindi che devi mettere insieme, ok, dei tasselli messi in ordine per farlo funzionare, automaticamente non si può parlare né di lungo né di corto. È una cazzata, come tutte le cazzate che sparano i merdaioli del marketing, ok? Tra l'altro ci vorrei fare un corso, i merdaioli del marketing, dove spiego tutte le cavolate che vengono dette. Sì, ultimamente sono più cattivo, se lo state chiedendo. Perché? Perché sono stufo. Semplicemente sono stufo. Sono stufo di sentire cagate in giro, di vedere gente presa in giro, quindi dico quello che penso. Tra l'altro, vedete, alle mie spalle sto preparando il mio nuovo corso, che proprio per provocazione ho chiamato strategia social per segaioli, ma no, non uscirà mai con questo, cioè non esageriamo. Ogni tanto faccio qualcosa sul mio profilo privato per far ridere gli amici, ma sarà un corso di strategia social, costerà 1.000 euro e probabilmente per un primo periodo ci sarà la possibilità proprio di venire qui a Torino e farlo direttamente con me, seduti nel mio studio. Un'opportunità, direi, molto allettante. Quindi preparatevi, penso che lancerò a maggio. Il primo di maggio lancerò il mio corso live. Quindi mettetevi da parte i soldini. Boh. Bene, ragazzi, boh, vi saluto anche per oggi. Oggi ho cercato di farla un po' più corta, anche perché sto morendo con questo apparecchio che mi punta sulla lingua. Sto parlando da schifo, sembro Paperino. Vado a farmi mettere a posto. Va bene? Vi saluto ragazzi, ciao e buona giornata, ci vediamo prestissimo di nuovo in diretta. Ciao ciao!